Nel Teramano scendono i nuovi contagi, condizione che ha portato ad una riorganizzazione geografica delle zone rosse in provincia. Rimodulazione che entrerà in vigore da lunedì 26 aprile fino a domenica 2 maggio e che vede uscire dalle limitazioni Nereto, Campli, Morrodoro, Ancarano e Mociano, mentre rimangono in zona rossa i comuni di Giulianova, Torricella Sicura e Castellalto, a cui si aggiunge anche il comune di Martinsicuro. Una disposizione è quella di confermare il comune costiero di Giulianova in zona rossa, che ha suscitato grande rabbia tra cittadini, commercianti e sindaco, che l'ha definita una decisione inspiegabile. Severa. Le prime polemiche le abbiamo suscitate noi, credo che gli strilli si sentissero fino al porto, dalla parte alta di Giulianova, perché è inspiegabile, perché è un numero di contagi totale di 164 attivi. Abbiamo avuto dei momenti con Giulianova con quasi 600 casi attivi, ma non siamo andati mai in zona rossa. Continuano a dire del trend in crescendo, cosa falsa, perché comprendete bene che da quando è stata decretata la zona rossa, Giulianova ha solamente 29 contagi in 6 giorni. E quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno ripreso quel maledetto venerdì della settimana scorsa e da quel venerdì sono tornati a calcolare i contagi fino appunto a ieri. Contagi che quindi non, i numeri che non ridanno, si sono sovrapposti. Se poi c'è qualcos'altro sotto, lo dicessero chiaramente. Se hanno paura che le persone si riversino sul mare con queste buone giornate, con queste belle giornate, ce lo dicessero. Ma comprendete bene che 164 attivi su 24.000 abitanti sono lo 0,64 della popolazione totale. Qui si gioca sulla pelle dei cittadini, si gioca sulla pelle dei commercianti. Comprendo che chi prende queste decisioni ha degli stipendi faraonici, ma non si rendono conto che qui la gente non può più mangiare. Quindi quando si prendono delle decisioni come questa bisogna ragionarci sopra e bisogna assolutamente valutare quelli che sono i numeri reali. Il PD l'ha attaccata con un post sia su Facebook che con un comunicato. Ma vede, io sono abituato a fare politica tra la gente, per la gente e soprattutto nelle piazze, con le persone normali. Il Partito Democratico, non lo devo scoprire io, è un partito che è abituato a fare politica nelle segrete stanze e per i potenti. Quindi se il Partito Democratico mi attacca, sono sulla strada giusta.